Perché io ti ho messo al mondo, la frase di oggi, perché io ti ho messo al mondo. Diciamo che questo io qua, io là, diciamo che ci fa vedere che siamo persone egocentriche, chi più, chi meno, chi non lo è, chi è meno egocentrico, chi pensa anche agli altri e va bene, però diciamo che fondamentalmente quando sento molte persone, diciamo che in una percentuale molto alta siamo egocentrici. E che significa egocentrico? Cioè, credo in me, allora penso che io sia il mondo, io sia l'universo, io. Ma in realtà noi siamo solo una parte della società umana e facciamo quello che è il nostro lavoro, la nostra attività lavorativa. Comunque. Però focalizziamoci su questo perché io ti ho messo al mondo. E diciamo che parlerò prima di tutto di una mia personale esperienza che ho avuto quando ero bambino, ragazzo e poi sono cresciuto. Quindi quando io ero bambino, ma credo che succeda a tutti, no? Quando sei bambino, vedi i tuoi genitori. Siano essi genitori biologici o non biologici, però sei bambino e li vedi come dei supereroi, no? Quindi tu, diciamo, dai poco retta a quello che dicono gli altri e dai al 100% ragione a quello che dicono i tuoi genitori. Crescendo poi avevo capito che, diciamo, i miei genitori non erano dei supereroi, ma erano e sono degli esseri umani, quindi come tutti gli esseri umani fanno delle cose giuste e fanno delle cose non giuste o hanno delle opinioni su un qualcosa piuttosto che un'altra e hanno delle loro idee e dei loro valori. Quindi proprio per questo, proprio perché sono degli esseri umani, diciamo che i genitori in genere hanno dei figli, no? E questi figli, io direi che intanto, come prima cosa, non credo sia intelligente usare i figli come dei strumenti, ovvero io dico a mio figlio, diciamo qualcosa che vada contro il mio compagno barra la mia compagna, cioè nel senso io offendo il mio compagno o la mia compagna tramite mio figlio, oppure lo dico a mio figlio, oppure glielo faccio capire indirettamente perché tante persone lo pensano, cioè pensano, ah, però suo padre barra sua madre è proprio così, però non lo fanno, ma in realtà i bambini, anche se noi pensiamo che, beh, ma sono bambini che capiscono, sono piccoli, che cosa capiscono? È lì che ci sbagliamo, non è così. E vi assicuro che non è così, ve lo assicuro per la mia personale esperienza che non è così. Quando sei bambino tu non stai a sentire le parole, ma tu apprendi i sentimenti, le emozioni, quello che tu senti. Quindi quando tu senti quella cosa, tuo figlio la sta in un certo modo apprendendo, anche se tu non gliela dici. La apprendono lo stesso, non è che noi nella storia dell'essere umano abbiamo sempre parlato e ci siamo sempre rapportati con la parola. No, perché io credo tanti milioni di anni fa l'essere umano non parlava, quindi dialogava con gli altri esseri umani in altri modi, no? Come fanno, che ne so, i cani che abbaiano, come fanno altri tipi di animali in altre modalità, e anche l'uomo tanti milioni di anni fa non parlava, quindi come comunicavano fra di loro? Comunicavano con le emozioni, no? Quindi dimostravano delle emozioni, emozioni di potere, emozioni di dominio, emozioni di accordo, emozioni di disaccordo. E queste emozioni noi, quando cresciamo e diventiamo grandi, diciamo che le perdiamo, però quando siamo bambini noi le abbiamo tutte, noi basta che guardiamo, sembra stupido, diciamo che siamo come gli animali, magari no, non siamo animali, non lo so se siamo animali oppure no, però guardiamo i cani, no? Ad esempio, faccio un esempio, no? I cani non è che hanno il bisogno di parlare per capire come tu stai, per capire il sentimento o dell'essere umano o il sentimento dell'altro cane, ma lo sentono istintivamente perché sentono le emozioni dell'altro, no? Questa famosa empatia che noi abbiamo, l'empatia non si dimostra, non è verbale, l'empatia è l'empatia, cioè io
sto sentendo le tue emozioni, vivo le tue emozioni, anche se noi non ci parliamo. Quindi, proprio questa esperienza che noi trasmettiamo ai nostri figli, che siano figli biologici o figli non biologici, c'entra poco, noi gli trasmettiamo questa cosa in maniera emozionale. I figli cosa fanno? La copiano perché quando noi siamo bambini abbiamo i nostri massimi esponenti dell'umanità, sono i nostri genitori, papà e mamma, quindi noi copiamo loro, quindi noi copiamo il suo sentimento, il suo modo di essere, il suo modo di fare, il suo modo di agire, perché siamo bambini. Quindi noi cresciamo in questo modo, prendendo esempi dagli altri, poi li sviluppiamo noi, man mano che cresciamo, li sviluppiamo in un altro modo, certo, perché cresciamo, la nostra mente, cresce, il nostro cervello elabora e quindi trae delle conclusioni o in un modo o in un altro, però diciamo è questo l'ABC della nostra crescita di quando siamo bambini. Adesso io non sono genitore, quindi diciamo. Non posso parlare da genitore, però posso parlare da figlio perché quello lo sono stato e lo ricordo bene quando ero bambino. E posso dire da bambino che i genitori, diciamo che parlo per mia personale esperienza, posso dire: ok, avere dei figli da parte di due genitori è una cosa meravigliosa perché hai dei figli, li stai crescendo, man mano crescono, fanno tutti quei passi che noi abbiamo fatto e non ce ne accorgiamo perché eravamo bambini, invece adesso li vediamo in un altro essere umano che noi abbiamo creato. Primo, secondo, però proprio perché sono meravigliosi, noi dobbiamo impegnarci al massimo per fare in modo che la crescita dei nostri figli sia quantomeno sana, perché siamo noi che li stiamo crescendo, siamo noi che gli diamo l'esempio delle cose. Non è che i nostri figli prendono l'esempio quando escono e vanno a scuola o quando escono con gli amici o quant'altro. I bambini, i primi anni della loro vita, seguono l'esempio da noi, siamo noi che gli diamo questo esempio. Oggi ascolto i miei coetanei, no? Perché i miei coetanei adesso diciamo che una buona parte dei miei coetanei hanno dei bambini, si sono sposati e quant'altro e li sento parlare proprio dei bambini, dei loro figli, no? E che cosa mi dicono? E, è ovvio, parlo, io sono un attimo al di fuori di questa logica perché diciamo non sono in una famiglia, quindi sono come dire il terzo incomodo, cioè quello che vede la cosa, però di fatto non la vivo, quindi potrei anche dire cavolate. Però, diciamo, loro mi raccontano dei loro figli, mi raccontano: ah, sai, mio figlio ha fatto questo, mio figlio ha fatto ma io non lo capisco proprio, è proprio stupido, ma io dico: ma come si fa a fare questo? Come si fa a fare quell'altro? Come si fa la bla 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 bla? Io dopo un po' mi fermo, lo guardo e gli dico: guarda che noi siamo cresciuti insieme e tu quando eri piccolo lo facevi questo o no? E lui mi risponde: vabbè, ma che c'entra? Però io non facevo in quel modo. Sì, però concettualmente facevi la stessa cosa. Allora, cosa pensi che faccia tuo figlio? Non è che fa qualcosa di differente da quella che facevi te. Tuo figlio prende l'esempio da te, quindi in un certo modo fa le stesse cose che te facevi. Diciamo che questo mio modo di fare è poco simpatico perché, sai, io ritengo che la teoria è importante nella vita di tutti i giorni, però prima della teoria c'è la pratica e diciamo che dalla pratica si può poi estrapolare una teoria, quindi io prima guardo la pratica e poi la teoria. Quindi quello che gli dicevo non era nient'altro che la pratica e a questi miei amici diciamo la cosa non gli è molto simpatica, però questi sono i fatti e se vogliamo tirare fuori una teoria quantomeno accettabile per quello che è possibile fare, beh io prima guardo i fatti e se tu eri così quando eri ragazzo, se tu facevi avuto delle esperienze non uguali ma simili, che cosa significa? Che quel bambino sta crescendo in base alle esperienze che tu hai avuto e in un certo modo gli stai facendo rivedere, anche se gli stai facendo rivedere in altri modi. Quindi, ripeto, anche se tuo figlio è un figlio biologico, cioè lo hai fatto te, lo hai creato te, oppure lo hai adottato, quindi è il figlio di qualcun altro, le cose non cambiano, cioè comunque tuo figlio prende esempio da te, quindi qual è l'unico modo
per, diciamo, cercare di modificare quello che fa tuo figlio. Di certo non è andare lì o la bacchetta e picchiarlo. Forse alcune volte non è una cattiva idea, eh? Però è raro che succeda questo. E questo succede quando tuo figlio magari è un po' più grande, però quando è bambino, insomma, mettere le mani fa capire che secondo il tuo principio, secondo il tuo punto di vista, per risolvere le cose bisogna usare le mani. Perfetto, e tuo figlio come cresce? Scusa, se tu gli fai vedere adesso che per risolvere una situazione la risolvi picchiandolo, dandogli degli schiaffi, tu gli stai dando un esempio, pure se tu non te ne rendi conto, perché vedo tanti genitori che picchiano i figli. Ok, è un loro modo di crescere, non è che possa andare lì a dire, vabbè, ma guarda, forse magari così non è proprio un modo corretto per correggerlo, però per loro è corretto. Ma corretto di cosa? Cioè tu gli stai insegnando al bambino, bene, hai un problema, risolvilo con le botte, risolvilo con gli schiaffi e vedi che il problema si risolve. La maggior parte delle volte che ho visto questi problemi non sono risolti con gli schiaffi, perché a volte quello che un individuo cerca è capire il perché. Perché quando siamo bambini tutti chiediamo il perché delle cose, ah perché questo, ah perché quello, ah perché quell'altro. E io sento ancora dai miei coetanei, però questi non sono i miei amici, ma magari quando cammino, quando vado in giro, e loro gli rispondono, sempre sti perché, sei sempre quello del perché, perché sì, perché no, perché, ma io dico, ma che è una risposta perché sì o perché no? Cioè se io ti chiedo perché, non è che mi devi dire perché sì, cioè io mi chiedo il perché, spiegami perché sì. Certo, no, magari in un modo che magari è troppo complicato, magari da bambino non lo potrei capire e va bene, spiegamelo in un modo più facile, perché se una cosa l'hai capita, ragazzi, noi direi che siamo qui a fare i geni universitari di questo mondo, cioè le cose, per quanto noi siamo arrivati a cose molto complesse, però le cose complesse sono partite dalla base, dall'ABC. Se tu una cosa gliela sai spiegare bene, non c'è bisogno che utilizzi delle parole scientifiche oppure hai paura a spiegare a tuo figlio che cos'è la sessualità o che cosa sono certe cose. Certo, un figlio quando arriva a una certa età, sicuramente quando è piccolo magari glielo spieghi in un modo, poi quando è più grande glielo spieghi in un altro modo, dosando però il rapporto con cui ti stai rapportando con lui. Di certo, digli perché sì e perché no. Cosa fa? Beh, fa quello che ha creato anche a me, forse anche agli altri, punto di domanda, non lo so, però a me l'ha creato. Ovvero, ad un certo punto io ho iniziato a non chiedere più il perché. All'età di 5, 6, 7 anni io non chiedevo più il perché, perché quando avevo questa domanda non mi veniva risposto, mi veniva risposto in modo vago, non c'era mai una risposta. Allora io ho finito di chiedere il perché. Però posso dire che da un po' di anni ho ricominciato a chiedere il perché. Perché? Perché piano piano ho capito le cose. Cioè, i miei genitori, nel bene o nel male, hanno fatto il loro lavoro, avevano i loro problemi e ho capito che hanno avuto una situazione, difficile. Va bene, ok, io ho provato a crescere in un altro modo, sono uscito, sono andato fuori di casa, sono andato fuori dal posto dove abitavo e ho capito tante altre cose, quindi adesso ho riniziato a chiedere il perché delle cose e mi rendo conto che chiedere il perché non è una cosa, ah, ci sono i bambini che chiedono il perché, i bambini che non chiedono il perché, questo è una bugia, non lo so se qualcuno, perché ho sentito qualcuno mi ha detto questo, stai a dire una cavolata grossa. Il bambino come essere vivente, come essere animale, come essere umano, quando cresce chiede perché. Perché? Perché vuole scoprire il mondo, lui è nuovo, è appena arrivato da pochi anni che sta lì e tutto quello che vede per lui è fantastico, affascinante. Quindi certo che chiede perché, perché vuole scoprire il mondo. E è questo quello che è importante per un bambino, capire il mondo. Se tu genitore gli dici perché sì e perché no, ok, fallo, però poi tu devi prendere tutte le responsabilità successive. Non puoi poi dire quando tuo figlio ha 20 anni, ha 25 anni, però quello si droga, però quello fa quello, io all'età sua, io qua, io là, ma io qua, quella, qualcosa. Tu gli hai dato un insegnamento, se lui fa quello è perché ha avuto un esempio, e tu e tua moglie siete stati gli esempi. Se voi avete litigato una vita, non puoi pretendere che tuo figlio invece cresca in una vita serena, felice, con moglie e figli. No, perché l'esempio gliel'avete dato tu e tua moglie. I bambini crescono con gli esempi, ma lo facciamo anche noi che siamo adulti, prendiamo gli esempi dalle persone che più, diciamo, che noi riteniamo più valide rispetto agli altri, noi prendiamo esempio da loro, cioè è questo il fatto di vivere in comunità, prendere gli esempi.
Ad esempio, una cosa che io credo sia abbastanza corretto, diciamo, fare da, diciamo, quello che dovrebbero fare i genitori verso i loro figli è quello che si chiama la libertà e la disciplina. Però, insomma, capiamo bene i significati delle cose, perché rendere libero non significa che fai come ti pare, perché se noi andiamo a leggere su un vocabolario, ad esempio, il vocabolario, il devotoli, leggiamo sul devotoli, no, c'è proprio scritto libertà non significa che tu fai quello che ti pare, assolutamente no. La libertà è uno stato di autonomia essenzialmente sentito come diritto e come tale garantito da una precisa volontà e coscienza di ordine morale, sociale, politico. Quindi non è che noi facciamo come ci pare, no, libertà è questo. E disciplina, ah, perché disciplina, io sono rigido, rigido non significa disciplina, la disciplina ha un altro significato, andiamo sempre a vedere su questo vocabolario, almeno leggiamo cosa significa disciplina. Nella parola disciplina c'è scritto il complesso di norme che regolano la vita di una collettività. Non è che io se sono rigido o non rigido non sono disciplinato, la disciplina può essere rigida, può essere anche non rigida. Però certo, quello che è, bisogna seguire delle regole che vengano stabilite in una certa collettività di persone. Poi che essa sia religiosa, militare o qualsiasi altra cosa. Cioè, queste sono le definizioni di queste. Se noi ci atteniamo a questo significato che si può trovare in qualsiasi vocabolario, poi sarà un po' differente, magari questo è il mio vocabolario, ci saranno altri vocabolari, saranno espresse in altro modo, però è questo il senso della libertà e della disciplina. Se noi stessi da genitori, padre e madre, seguiamo questa libertà e questa disciplina, noi non stiamo educando i nostri figli parlandogli, ma loro prendono esempio da noi. Se vi faccio un esempio pratico, perché adesso ho letto, questa è teoria, no? Quindi arriviamo alla pratica, no? E la pratica è, allora, se tu fumi, se tu bevi e quant'altro, e hai dei figli, e non mi dite che non è vero, ragazzi, li vedo tutti i giorni e non è così, cioè la maggior parte delle mamme fumano, la maggior parte dei papà fumano, bevono e quant'altro, cioè tu gli stai insegnando quello. Quello che tu stai facendo non è né la libertà e né disciplina, stai facendo quello che ti pare perché sei assoggettato da questo, sei assoggettato dal fumo, sei assoggettato dall'alcol, quindi tu stai insegnando a tuo figlio ad essere assoggettato a determinate cose. Questo gli stai insegnando. È inutile che poi dopo quando hanno 20 anni si droga, però mio figlio, io non me lo credevo, era un bravo ragazzo. Ma che era un bravo ragazzo? Ma come fai tu stesso che inizi quando è piccolo e te fumi 3.000 sigarette e bevi e fai quello e ti diverti e ti ubriachi, e arrivi a casa che sei ubriaco e ti innervosisci, no perché tu sei nervoso, ma magari proprio perché sei ubriaco. Però quando sei ubriaco c'è tua moglie, ci sono i tuoi figli. Oh, tu questo stai insegnando ai tuoi figli? Oh. Non è che c'è un manuale, infatti è vero, ma non è che te, vabbè, ma mica c'è il manuale dei genitori, no, non c'è, però questa disciplina e questa libertà che significa vivere in un certo modo, questo sì che è un esempio, questo bisognerebbe seguire da genitori. Ok, comunque, ok, arriviamo a... Però io, perché io ti ho messo al mondo? Diciamo che è questo qua perché io ti ho messo al mondo, proprio questa frase che io ho sentito da piccolo, ma non l'ho sentita solo da uno dei genitori, ma da tutti e due, diciamo più da mia madre, perché giustamente lei mi ha messo al mondo, però da mio padre era, diciamo, detta in un altro modo, però il concetto era quello, no? Perché io ti faccio vivere, perché io ti do da mangiare, perché io ti ho messo al mondo. Questo è il miglior modo per demoralizzare i figli, demoralizzare i figli. Per fare un figlio, perché io ti ho messo al mondo, tu non hai fatto niente per mettermi al mondo. Tu hai fatto del sesso che ti è piaciuto a te, è piaciuto a tua moglie. Quindi non è che mi avete messo al mondo perché io te l'ho chiesto, perché quando io ero bambino, quando io non ero, scusate, no, scusatemi, no, quando ero bambino, quando io ero uno spermatozoo, non parlavo, non è che ti ho detto guarda voglio nascere, no, tu hai fatto del sesso con mia madre, ok, è piaciuto a tutte e due, o a lei è piaciuto, a lei no, non lo so, comunque è piaciuto, mi avete messo al mondo, questo è il motivo per cui sono al mondo, non è perché io ti ho messo al mondo, tu mi hai messo al mondo, tu sei uno strumento, sia tu che tua moglie, siete due strumenti, uno perché feconda e l'altro perché
crea un altro essere vivente, ma non avete fatto niente, nessuno di voi, voi siete solamente uno strumento per continuare la razza umana. Questo siete, punto e basta. Ma se ti senti ripetere qui, io spero veramente che solo io ho sentito questa cosa, lo spero veramente, perché l'ho sentita da tutte e due le parti. Gli altri non è che vado a chiedere, non è che scendo così in dettaglio parlando con i miei attuali amici. Spero che l'ho sentito solo io, però se qualcuno lo ha sentito o se qualcuno lo dice, beh, ragiona su questo, tu non hai fatto niente, tu non sei nessuno, sei solo uno strumento per continuare la razza umana. Punto e basta. Lo so, parlo dal di fuori della famiglia, quindi potrei avere mille torti. E se ci sono questi torti, guardate qui sotto, scrivete i torti che avete e magari ci ragioniamo piuttosto che litigare. Questa è la mia opinione che mi sono fatto parlando non da genitore ma da bambino. Un giorno diventerò genitore, non lo so, però adesso ho questa opinione. Vediamo un po', magari scrivete e potete convincermi il contrario.